A distanza di qualche giorno dalla conclusione della fiera di San Michele svoltasi nell'area dell'ex foro boario di Caltanissetta, torniamo a parlare di Jibril Gabib. In una nota di fine settembre, il presidente del comitato di zona Totò Pecoraro, infatti, faceva riferimento al luogo scelto per ospitare la manifestazione, ai disagi per i residenti nel rientrare a casa, ma anche alle condizioni in cui versano le strade. E proprio di strade abbiamo parlato con l'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone, chiedendo aggiornamenti sul progetto che permetterà alle famiglie che abitano nella zona di riscontrare delle migliorie nella viabilità e agli interventi di manutenzione in programma. L'attività che si sta svolgendo sulla contrada e sulla via Jibril Gabib è di due tipi. Da un lato c'è il completamento di un progetto che deve essere avviato entro fine anno per quanto riguardava la via Jibril Gabib, che è un progetto importante per la sistemazione della strada fino ad arrivare all'area degli scavi sostanzialmente. Contemporaneamente si sta provvedendo a dare l'avvio a dei lavori di manutenzione ordinaria, quindi diciamo dei lavori più semplici, però altrettanto importanti per quanto riguarda la strada vicinale che ha necessità di interventi per renderla, diciamo, meglio percorribile agli autoveicoli e anche a tutti gli automezzi. Anche questi, diciamo, nel breve termine saranno avviati. Per i lavori, diciamo, di manutenzione ordinaria già l'impresa è stata individuata e quindi questi lavori, diciamo, nel breve tempo partiranno. Per gli altri, essendo un intervento più importante, a conclusione del progetto dovrà essere avviata tutta la procedura per la gara e poi quindi appunto potranno iniziare i lavori. Probabilmente passerà qualche mese di più, ecco.